Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Comuni alla ribalta, a cui ancora per oggi possiamo aggiungere il suffisso estate, visto che è il 20 di settembre, è il penultimo giorno astrologicamente e stagionalmente dell'estate. Ancora in coppia dopo la pausa estiva con Musica Maestro, anche se fisicamente oggi mancherà Maurizio Rizzi al mio fianco. Riprendiamo il nostro giro alla scoperta dei piccoli e grandi comuni della nostra regione. Oggi ripartiamo dalla provincia di Bologna, andiamo a scoprire il comune protagonista, San Giovanni in Persiceto, in una cartolina per immagini. Una varietà di luoghi, di personaggi e di situazioni che scopriremo come sempre sia con interviste che abbiamo realizzato sul posto sia con i nostri ospiti in studio che vado a presentare. L'assessore alle politiche giovanili Dimitri Tartari, buonasera. Salve, buonasera. Come ci si mantiene giovani a San Giovanni in Persiceto? Ma diciamo che le occasioni non mancano. Da un lato sicuramente i giovani persicetani, essendo Persiceto un po' il polo ordinatore, il luogo di riferimento di una zona che è quella della pianura nord-ovest di Bologna, hanno concentrato in San Giovanni la maggior parte delle scuole superiori, anzi il polo principale che raduna circa 1200 studenti. Questo chiaramente permette a Persiceto e obbliga anche Persiceto ad offrire dei servizi e delle occasioni di attività. Da un lato c'è tutta la componente sportiva, poi magari il mio collega avrà modo di raccontarvi un po' quelle che sono le offerte di Persiceto rispetto allo sport, che vede coinvolto molto e moltissimo anche i ragazzi, soprattutto quelli più piccoli, e dall'altra parte invece poi ci sono le iniziative più prettamente dedicate all'attività ludica e ricreativa dedicata ai giovani, di cui in parte mi occupo anch'io. E nello specifico, oltretutto, la prossima settimana, quindi il 27 e il 28 di settembre, a Persiceto si terrà il Festival dei Giovani. L'abbiamo fatto chiamare perché il titolo è stato scelto dai ragazzi giù di Festival, ma diciamo così per semplicità lo chiamiamo Festival, almeno io lo chiamo Festival dei Giovani per capire meglio di cosa si tratta, e ci siamo dedicati a tematiche giovanili scelte dai ragazzi che loro ritengono particolarmente importanti, come sono il lavoro e la ricerca di lavoro, e dall'altra parte l'Europa e la mobilità in Europa, che oggi diventa sempre più centrale. Quindi ci siamo concentrati su questi temi, stiamo cercando di lavorare molto con i ragazzi dei nostri territori, e per questo dico che non è soltanto Persiceto ma è tutta l'Unione di Terre d'Acqua, quindi i sei comuni che fanno parte di questa Unione, e con loro cerchiamo di progettare iniziative e attività. Non ultimo ovviamente c'è la componente culturale, che invece poi ci sarà modo di approfondire con la presidentessa del circolo Bernstein, e che vede anche una presenza forte di realtà culturali che offrono competenze sia nell'ambito della musica ma piuttosto del ballo o di altre attività. Anche solo guardando al festival a cui lei accennava, hanno voglia comunque di essere protagonisti, visto che lo hanno creato loro e contribuiscono loro a portarlo avanti? Assolutamente, una delle nostre, il tentativo ed è poi la volontà, è quella di cercare di non
presentare, come si suol dire, la pappa pronta ai ragazzi, ma invece cercare di il più possibile coinvolgerli e fare in modo che siano loro a creare le iniziative e le attività. Nel caso specifico del festival, noi stiamo parlando di 2 giorni, un giorno dedicato all'incontro, diciamo così, tra domanda e offerta, quindi ci saranno dei gazebo con le aziende nel nostro territorio, quindi anche un tentativo di far capire ai ragazzi che oltre alle grandi occasioni che si possono trovare fuori dall'Italia, ci sono anche poi invece realtà industriali e artigiane locali che hanno dell'offerta di lavoro. Ovviamente in questo periodo di crisi non stiamo parlando di offerte enormi, ma comunque c'è un mercato e ci sono delle opportunità, e dall'altra parte far capire anche loro come si fa a cercare lavoro, come ci si fa a porre sul mercato del lavoro. Coinvolgiamo i ragazzi delle quinte superiori, quindi stiamo parlando di qualche centinaio di ragazzi, e poi il giorno dopo invece coinvolgeremo i ragazzi delle quarte superiori per parlare d'Europa, mobilità europea, come studiare all'estero e poi magari anche tornare a lavorare sui nostri territori. Allora, in attesa anche appunto dell'assessore Sergio Vanelli all'associazionismo e allo sport, con cui continuare a scoprire un po' il comune, c'è una prima cartolina direttamente del sindaco Renato Mazzucca. Ascoltiamo. Sindaco, se le chiedessi una cartolina sua personale di San Giovanni in Persiceto, che elementi vi inserirebbe? Beh, innanzitutto definirei San Giovanni in Persiceto come città dove la qualità della vita è alta, per cui è una città dove venire a vivere, ovviamente. È una città di 27.500 abitanti, in espansione, è una città alla periferia della provincia di Bologna. È una città che ha in sé tutte quelle che sono le caratteristiche anche per essere una città, diciamo così, completa, quindi ha le sue attività commerciali, le sue attività imprenditoriali, ha il suo ospedale, ha la linea ferroviaria, ovviamente, ha tutto ciò che serve per vivere, lavorare e stare bene all'interno, ovviamente, di un contesto come questo. Molto vicino comunque a Bologna, Modena e Ferrara, per cui molto vicino anche alle grandi città, e di conseguenza collegata molto bene e può usufruire ovviamente anche di ciò che le grandi città possono offrire, non può offrire una città come la nostra. San Giovanni è uno dei comuni che ha avuto a che fare con il terremoto prima e quindi adesso con la fase della ricostruzione. A che punto siete? Direi che siamo a buon punto. Innanzitutto un ringraziamento al commissario straordinario Errani, perché il lavoro che sta facendo insieme ai suoi collaboratori è un lavoro veramente egregio, difficile, per certi versi anche improbo, perché questo è un terremoto, ricordiamolo, che al di là della magnitudo o della scala Richter che dir si voglia, è un terremoto che ha coinvolto una zona vasta ovviamente del territorio, e quindi la difficoltà sta proprio in questo, ma l'attenzione da parte loro non è mancata in nessuno dei territori, anche nel nostro, che è stato colpito meno rispetto invece ai comuni modenesi che sono stati colpiti maggiormente. La fase di ricostruzione sta procedendo bene, le 2 scuole, che sono gli edifici, diciamo così, un pochino più importanti che sono stati coinvolti, consideri che insieme ospitano un migliaio di bambini e di bambine circa, che attualmente sono ospitati in moduli temporanei. Abbiamo avuto proprio da poco la comunicazione da parte della struttura commissariale e della sovrintendenza che i 2 progetti sono stati approvati. Noi come Comune di San Giovanni in Persiceto abbiamo fatto una scelta diversa anche da altri: non abbiamo solo voluto riparare il danno, così come recita l'ordinanza anche del commissario straordinario, ma abbiamo voluto investire risorse comunali per migliorare sismicamente le scuole, e cioè prendiamo il terremoto come avvertimento. Purtroppo siamo diventati una zona sismica, lo eravamo anche prima, adesso è aumentato il livello di sismicità di questo nostro territorio, e di conseguenza noi vogliamo, speriamo di no, essere pronti con questi edifici che sono strategici perché contengono i nostri bambini, il nostro futuro, a eventuali altre scosse. Dopodiché stiamo lavorando ovviamente anche sugli altri edifici che sono stati danneggiati. Da pochi giorni, come dicevo prima, anche la comunicazione da parte della Regione che altri immobili danneggiati sono stati finanziati, sono stati approvati progetti, per cui noi adesso stiamo ripartendo con gli appalti proprio per andare a ricostruire, risistemare
questi edifici che vanno da palestre a capannoni comunali e edifici comunque adibiti al pubblico, con un'attenzione particolare che è quella degli appalti. Dobbiamo stare molto attenti, la nostra è una regione che sappiamo, una regione ricca, ancorché siamo in un momento di difficoltà economica, dove c'è la possibilità, ahimè purtroppo, di infiltrazioni anche malavitose, e noi su questo teniamo alta la guardia. Una parentesi anche quindi sull'attualità di San Giovanni in Persiceto assieme al sindaco. Caratteristica peculiare di questo andare a braccetto con Musica Maestro è anche una parte dedicata alla musica in tutte le sue forme. Lo faremo in maniera molto variegata, cominciando anche a presentare l'attività dell'associazione musicale Leonard Bernstein assieme a Maria Teresa Mazza. Benvenuta. Grazie, buonasera. Un'associazione musicale, ma è appunto in realtà poi una scuola di cui vedremo anche tante forme concrete. È un'associazione musicale che non ha scopo di lucro, è nata nel 91, gli abbiamo dato questo nome importantissimo, questo direttore d'orchestra americano, che era mancato da pochi mesi. È un'associazione che si è sviluppata nel tempo, io me ne occupo ormai da 23 anni, che costanza vero che ho avuto, ma c'è una gran passione dietro la mia costanza. E la voglia di vedere crescere comunque, questo è sempre stato l'obiettivo principale. Quando entrai nella scuola sembrava, dovevo dare un aiutino, poi è diventato un aiutone, la scuola era piccolina, subentrata la scuola del comune che c'era allora, e come obiettivo mi posi già da allora, dico, quando arrivo a 100 allievi smetto. Mi fermo, smetto, perché insomma 100 era già un obiettivo molto grosso. E invece quest'anno abbiamo chiuso con 350 allievi distribuiti però nelle varie sedi, non solo San Giovanni, ma abbiamo San Matteo della Decima, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese. Il maggior numero l'abbiamo a San Giovanni e il maggior numero di strumenti sono a San Giovanni, perché ovviamente essendo un comune più grosso, più grande, più numeroso, a San Giovanni abbiamo circa 200, poco più di 200 allievi, gli altri sono distribuiti nelle varie sedi. Facciamo un po' di tutto. Quali sono anche le età coinvolte di questi 350 Guardi, l'età, allievi? Beh, la maggiore l'età sono cominciamo dai 4 anni con la propedeutica alla musica, e poi la fascia di età è fra il 8 e 15-20 anni. Poi abbiamo comunque anche gli adulti, agli adulti noi apriamo molto volentieri i corsi agli adulti, perché trovare una passione quando si è già grande, insomma, non è una cosa da poco. Cioè dare questa opportunità a una persona già adulta, pensi che abbiamo avuto gente di 70 anni che si sono approcciati per la prima volta allo strumento, e con della costanza, cioè senza la pretesa di fare dei concerti, sono riusciti a fare delle cose. L'anno scorso abbiamo avuto un signore di 70 anni che si è iscritto anche al corso di batteria, oltre al sax, insomma un po', e alla chitarra anche, ha fatto il corso di batteria e è stato inserito nel saggio finale, ha suonato ed è stato accolto anche dai ragazzini, cioè è proprio una cosa... Sono una curiosità che mi ha fatto venire proprio mentre raccontava questo episodio. Sono differenti le basi per chi si avvicina partendo da zero, sia bambino o adulto? Cioè, è diverso anche l'approccio che voi proponete? Facendo lezioni individuali, noi partiamo dal punto in cui si trova l'allievo e come è l'allievo, quindi la lezione va adeguata alla volontà, alla passione, alla comprensione anche dell'allievo. Poi facciamo lezioni individuali che sono, secondo me, insomma, dopo tanti anni devo dire che sono vincenti, perché sfociano poi nella musica d'insieme, cioè da questi 350 allievi nascono tanti gruppi, questi gruppi vengono divisi in base al loro desiderio, alla loro passione, nascono i gruppi di musica moderna, nasce questo gruppo di orchestra un po' ridotta ma comunque abbastanza numerosa, perché sono fra il coro, cantanti, sono 40 allievi, e poi nasce un'orchestra di chitarre composta da 9 allievi che fanno
un percorso, partono dall'inizio, fanno un incontro di 15, ogni 15 giorni e suonano sempre insieme, mentre gli altri allievi fanno la lezione individuale per poi sfociare. Comunque anche loro in un'esperienza di gruppo. Sì, nella costruzione del gruppo, la costruzione dell'orchestra. L'anno scorso, parlo dell'anno formativo finito a giugno, ci siamo rivolti a un direttore d'orchestra per dirigere l'orchestra, proprio per dare a loro insomma, la sensazione di essere veramente dentro un'orchestra, perché questo direttore li ha trattati, loro un po' subito si sono sentiti un po' troppo magari pressati, ma in realtà poi è andata molto bene, perché prima lo facevamo anche prima, ma con l'aiuto sempre, con la disponibilità dei nostri insegnanti, chi dava disponibilità lo faceva, mentre facendolo seguire da un direttore d'orchestra c'è stata un piccolo salto di qualità. Sì, devo dire di sì. Cominciamo a scoprire qualcuno dei volti che assume l'attività della scuola partendo dal gruppo dei più piccoli. Sì. Body Percussion, di che cosa si tratta? Allora, il Body Percussion è la prima volta abbiamo presentato quest'anno, perché noi facciamo oltre ai saggi anche l'esercitazione di classe, che la facciamo in un posto bellissimo che ci offre la partecipanza a San Matteo della Decima. E per la prima volta l'abbiamo presentato quest'anno con l'insegnante di batteria. L'arte è quella di far diventare il nostro corpo uno strumento musicale. Uno strumento, perché? Perché troviamo tante superfici che possiamo, come si dice, rendere sonora. Allora, vediamo come si sono divertiti anche i bambini a portare avanti il laboratorio di Body Percussion. Molto emozionato perché siamo in presenza di un esperimento mai provato prima, adesso io dico così, però secondo me è abbastanza vicino al vero. Allora, molti degli allievi di batteria miei e di Sebastian si trovano di fronte al problema di problema banale ma abbastanza annoso di non avere la batteria, giustamente, perché è uno strumento abbastanza scomodo e poco, diciamo, non è, diciamo, di quegli argomenti da affrontare in assemblea di condominio, diciamo. E quindi i bimbi dicono: e come faccio a esercitarmi? Allora è venuta fuori questa cosa dei suoni del corpo che possono assomigliare a dei suoni percussivi, come questo, come i piedi. Quindi noi abbiamo fatto questo esperimento di fare una nostra orchestrona, questi sono tutti i miei allievi di batteria, e di mettendo insieme i suoni del corpo abbiamo voluto fare questo minutino e mezzo per voi. Speriamo che vi piaccia. La nostra mascotte, il nostro bimbo più piccolo, che io chiamo qui a presentare l'orchestra. Ettore, puoi presentare tutti i tuoi ragazzi.
La nostra passeggiata alla scoperta di San Giovanni in Persiceto è solamente all'inizio. Una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi.